raggiunti anche Marco Molino, percussionista che si esibirà nella Gratitira. Quali brani eseguirai e quali percussioni farai? Suoneremo tre brani della tradizione Arbresh, tre brani molto, molto famosi e conosciuti di questa bellissima tradizione, che connotano poi questo spettacolo. Io sarò percussionista, suonerò il vibrafono e quindi sono molto felice di inserire uno strumento a tastiera, a percussione a suono determinato in uno spettacolo così che parla di tradizione. Questo è un esperimento che mi affascina e mi emoziona particolarmente. Poi suonerò degli strumenti a percussione a cornice, un bandero e un tamburo a cornice della tradizione popolare, e avrò dei piccoli colori e un caon. È stato un lavoro veramente stimolante che mi ha permesso appunto di inserire queste percussioni in un discorso più tradizionale. Secondo te, attraverso la musica è possibile lanciare anche un messaggio di inclusione e integrazione fra due culture diverse come quella italiana e quella albanese? Assolutamente sì, la musica parla a tutti i popoli, parla dei popoli, quindi è il messaggio più bello e più inclusivo che conosciamo, un linguaggio universale che mette insieme i popoli, quindi è uno strumento da saper usare da utilizzare con grande attenzione, perché può risolvere tanti problemi e può unire tante menti e tante culture. Un linguaggio, quello musicale, che forse può farci anche superare dei momenti difficili, i dolori di questo momento drammatico per tutto il mondo. Assolutamente sì. Quindi dobbiamo lanciare questi messaggi, che in questo momento abbiamo bisogno di un messaggio di speranza, e la musica lancia messaggi positivi e ne abbiamo certamente bisogno. Ci ha raggiunti Barbara Petti, un'attrice di La Gratitira, una storia Arbresh. Quale personaggio interpreti? Io interpreto Abba, che è questa madre dell'attore protagonista, che lo interpreta Marco Caldoro, questa donna di origini Arbresh che lasciò la sua terra tanti anni fa e quindi non ha mai il figlio, non ha mai conosciuto la madre, quindi io sono il ricordo del figlio in questa storia di ricerca della propria identità, che è molto legata al popolo Arbresh, a questa comunità anche Arbresh che è nel Molise, anche lungo la costa adriatica. Infatti questo spettacolo nasce da una ricerca che è stata fatta, da interviste, quindi ci siamo anche aggrappati a storie vere che ci hanno raccontato. Il mio personaggio nasce anche da questa ricerca e da queste storie che ci hanno raccontato, che vengono appunto da situazioni reali. E la tua madre, quale madre è nell'ambito della scrittura di questa narrazione dello spettacolo? Una madre che vive dolori ma anche emozioni? Sicuramente dolori, sì, è una madre che poi morirà, quindi che non vedrà crescere diciamo il proprio figlio, che è consapevole della propria dipartita, della propria morte, e però allo stesso tempo è fortemente convinta di lasciare la propria identità, cioè le proprie origini a suo figlio, quindi è consapevole che lei vivrà nel ricordo anche attraverso questa gratitira, questa pietra che poi verrà data in eredità al figlio. Ci avviciniamo alla festa della mamma, quindi quale messaggio vogliamo lanciare attraverso il tuo personaggio, in generale a tutte le donne, sempre nel contesto di questo spettacolo di tradizioni e radici? Allora, io non sono mamma, però il messaggio è quello di lasciare ai figli, lo dico da figlia innanzitutto, sicuramente una grande conoscenza delle proprie origini e non dimenticare mai da dove si viene, e anche una conservazione, una cura e un'eredità delle tradizioni, che è importantissimo per salvaguardarci. Peace.
Monica Petti, una delle cantanti che si esibiranno questa sera. Quale bagaglio musicale porti sul palco? Bagaglio della cultura Brescia, che era comunque un bagaglio, ecco, proprio dal punto di vista musicale, sconosciuto a me prima di questa esperienza. E penso che già, insomma, ve l'avranno detto, è stato fatto tutta una ricerca, un lavoro di ricerca, e quindi anche dal punto di vista musicale, e per quel che riguarda appunto le canzoni che canto, quelle sono appunto dei brani tipici della tradizione arbrescia, che sono stati musicati da Giuseppe Moffa. E io ho dovuto fare poi un lavoro di pronuncia, ho dovuto imparare, ecco, la pronuncia, i vari fonemi, e nulla, alla fine, insomma, do voce a questi bellissimi testi che raccontano un po' le loro tradizioni, la vita, tutti gli aspetti della vita di questa, appunto, cultura. Quindi un lavoro anche di studio. Hai incontrato delle difficoltà nell'imparare questi fonemi? All'inizio sì, perché è comunque una cultura molto diversa dalla nostra, per quanto poi sia molto vicina. E mi sono fatta aiutare da persone del posto, da persone che già avevano fatto un lavoro di registrazione di questi brani, quindi un po' ascoltando, no? Quindi proprio andando ad orecchio, ascoltando questi suoni, un po' facendomi spiegare. Prendendo proprio la pronuncia sillaba per sillaba, insomma, ne siamo venuti a capo. Serena Minicucci, un'altra delle attrici della Gratitira, quale personaggio interpreti? Io interpreto Ilire, che è anch'essa una donna appartenente alla cultura arbrescia, e anch'essa, dopo un lungo viaggio difficile, rincontra sua sorella. Ed entrambe sono legate a questa leggenda della Gratitira, appunto. E quindi è proprio lei, Ilire, che trova questa Gratitira e la dona alla sorella. E quali emozioni suscita in te questo spettacolo e questa parte che poi reciti e porti in scena? È una parte che sento molto vicina a me, perché avendo anche io un fratello, quindi, diciamo, la sorella maggiore è una parte che mi appartiene. E poi comunque con Barbara sono riuscita ad instaurare un bel rapporto, e quindi ci troviamo tra di noi, c'è molto feeling. Anche il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha questo spettacolo, La Gratitira, promosso dalla Fondazione Molise Cultura. Molise Cultura ci ha garantito quest'anno 3 eventi, noi siamo molto contenti. I primi 2 sono stati davvero di un livello culturale elevato, e speriamo che sia altrettanto questo evento di stasera. In scena questa sera uno spettacolo che parla anche di integrazione, di mix fra cultura italiana e quella albanese. Lei cosa ne pensa al riguardo? Sì, no, assolutamente, è anche un tema storico che ricorda poi lo spostamento degli albanesi in Molise, dove ci sono delle comunità prevalentemente in Basso Molise, e quindi è un'occasione per approfondire il tema storico che ha portato gli albanesi a trasferirsi in Molise. Questa puntata ci ha portato a scoprire una cultura arbrescia molto radicata in Italia, ma come tutte le cose belle, anche questo viaggio finisce qui. Ma voi potete continuare a seguire Telemolise al canale 11 del digitale terrestre in Molise e in Abruzzo, e sul sito telemolise.com. E non perdete di vista i nostri social, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, con la novità dell'accesso ai nostri contenuti anche tramite Smart TV abilitate. L'appuntamento è alla prossima puntata per un'altra storia, un altro paese e un altro viaggio in Molise.